Ciao gente, qua è Teo che vi parla. Con me c'è una persona che da tanto che non ritrovo nei video, che Nico, Mike Hausen. è... Ecco, Nico, mio cugino. E oggi siamo qua con qualcosa di veramente diverso e speciale. Sì, è un video speciale per l'uscita di informazioni da parte di Game Informer su che gioco? Sul gioco GTA 5 previsto per la primavera del 2013. Noi oggi siamo qui e poi il 14 saremo in diretta a commentare il nuovo trailer, perché il 14 novembre ci sarà il nuovo trailer, ma oggi siamo qua per riportarvi le notizie principali per chi non, per chi se le è perse. Bravo, ecco. Allora, diciamo che siamo su un sito che è, non lo Gamesource.it. leggo, e praticamente ci sono diversi punti di notizie che praticamente uno a testa le riporterà. Cominciamo subito? Intanto nel fondo del video potete vedere qualche nuova immagine, qualche nuovo gameplay, qualche gameplay di GTA San Andreas. Sì, che utilizziamo come sfondo per farvi capire meglio le cose. Siccome in GTA 5 gireremo, cazzeggeremo per Los Santos. Oh yeah! Bene, cominciamo con Nicolas che vi leggerà il primo punto. GTA 5 va oltre i predecessori, offrendo l'area di gioco più vasta del franchise. Spiegati, cosa vuol dire con questo? Los Santos supera in grandezza i mondi uniti di GTA 4, San Andreas e Red Dead Redemption. E quindi avremo un peso totale del gioco che si aggirerà secondo te intorno? In base alle mie stime calcolate, no, in realtà lo dico così. Penso che si aggirerà intorno ai 30 gigabyte. Ma saranno comunque 30 GB spesi bene. Perché comunque, anche se io non ho mai giocato a GTA 4, che non mi è piaciuto così tanto come quelli prima, lo aspetto, lo aspetto, Lo lo aspetto. aspetto. Ok, come un altro punto abbiamo i controlli di gioco rinnovati, ma quello mi sembra abbastanza logico. Sì, è il nuovo sistema di controllo. Bisognerà abituarsi. Ah, come avete ben capito, per ogni punto che diciamo, se ci sono considerazioni personali, e ripeto personali, non in base a quello che hanno detto la Rockstar, noi le diciamo, ma sono persona, cioè le diciamo noi, non ufficiali. Siamo come degli omini che esprimono il loro pensiero. Ok, poi ci saranno tre protagonisti che sono Michael, Trevor e Franklin. E ora praticamente vi andremo a leggere la biografia, la mini biografia di ognuno di questi tre personaggi. Chi comincia tra noi due? Comincia tu, comincia tu. Comincio io, cominciamo con Michael. È pentito svalid... Ricomincio, ok? Va bene, scusate tutti. Michael è pentito svaligiatore di banca di mezza età, che dopo aver svaligiato con l'FBI... No, Ma sei capace? il cazzo. Ok, leggi prima te, va. Michael è pentito svaligiatore di banca di mezza età, che dopo aver siglato con l'FBI è entrato nel programma di protezione testimoni. Vive nel lusso, ma per via della sua famiglia spendacciona sarà costretto a tornare nel mondo del crimine, perché i suoi soldi sono quasi finiti. Quindi praticamente avremo il riccone di turno che prima era un ladro, che pentito, per colpa della moglie e per ritornerà. colpa anche della famiglia. Lì c'è scritto famiglia, ma non so, ho capito, Sì, io avevo solo letto che per colpa della moglie che spende sempre con la sua carta di credito e ha un rapporto molto complicato con i figli, ritorna a fare il ladro. drama. Bene. Poi abbiamo Trevor, che è un ex compagno di scorribande di Michael, un tipo violento e con tendenze da maniaco. È un ex militare, sempre pronto a scatenare la sua vena violenta. Ho letto anche di Trevor che sarà il protagonista che ha un passato nel militare, come hai detto, e quindi guiderà gli aerei, siccome ha quella patente. Dato che sarà bravo, per forza. Poi abbiamo Franklin, è il più giovane dei tre, e con i suoi 25 anni si occupa di persuadere i clienti pigri a pagare. Persuadere i clienti pigri a pagare è tra virgolette, quindi probabilmente estorce i soldi Bravo. per la società di compravendita di auto di lusso per cui lavora. Ha la fissazione del gioco d'azzardo e conosce Michael per caso. Quindi avremo, diciamo, un rapporto tra i tre, tra Michael e Trevor è un po' più stretto, mentre con Franklin abbiamo un rapporto così alla cazzo di cane. Bravo, io da quel che vedo qui, secondo me tutti i protagonisti saranno più o meno allo stesso livello, no? Ma Michael è quello che è il È il più più potente, forte. bravo, Sarà il personaggio più forte, non nel senso di... è emotivo, nel Sì, è quello senso. principale, insomma. Secondo noi è quello principale, che si vede già nel trailer. Sì, ne vediamo due nel trailer. Manca un terzo, quindi. Manca il terzo che è Trevor, quello Il maniaco. maniaco. Ok.
Poi, tocca a te. Si potrà cambiare personaggio al volo durante il gioco tramite un menu apposito e la telecamera cambierà il bersaglio in stile Google Earth. Quindi avete presente San Francisco, Driver bravo. San Francisco, quando noi da una macchina passiamo all'altra, cioè io non lo conosco, l'ho visto da Nicolas mentre ci giocava, e diciamo che avremo un tipo di quel cambiamento che noi possiamo scegliere la location dei vari nostri tre In base a protagonisti. dove si troverà, siccome ogni volta che giochiamo con un personaggio e l'altro fa cose Diverse. diverse e boh. Trevor abita a Blaine Country, una regione desertica piena di gente poco raccomandabile e di rifiuti della società. Abbiamo fatto ricerche su Google per vedere se ci ricordavamo la mappa in base a quella di San Andreas, però non c'entra niente, infatti penso, infatti ne stavamo discutendo prima di iniziare il video, che sarà una location creata apposta per il nuovo GTA. Sì, è Los Santos, ma non ci sono le tre città. Oddio. Invece di esserci tre piccole città, ce n'è solo una che è la Grande Los Santos, che come ho detto prima, ingloberà Red Dead Redemption, GTA 4 e San Andreas come dimensioni di mappa. Continuiamo. Come un'unica mappa. Si potranno insultare i passanti e la loro reazione sarà diversa in base alla zona geografica. In quartiere violento si rischia la vita. Ma quello diciamo che era anche presente in San Andreas quando ad esempio andavi a dar fastidio ai Ballas. Sì, ma credo che qui sarà un pochetto più elaborato. Sì, Tipo gli fai quello di l'ho capito. coglioni! E ti tirano Ah, fuori una io pistola pensavo da che sparo. magari oltre a questo non cambierà in base solamente al quartiere o alla zona geografica, magari cambierà in base anche al tipo di persona che andiamo a insultare. Bravo. Esempio, che ne so, ti trovi un pazzo sclerotico per la strada e dici vaffanculo, ti viene ad ammazzare, lo dici a un passante che è lì per i fatti suoi, magari scappa in preda al terrore. Sarà possibile versare benzina sui veicoli e accenderli a distanza con la scia di carburante. Questa è una cosa figa. Sì, credo che la vedremo nel trailer, ma ecco, vi faccio vedere ora un'immagine Vabbè, tanto lo di editi te, Trevor quindi che va dà fuoco bene. a una macchina con quel sistema lì. Sarà presente una palestra in riva al mare dove potremo allenarci un po' vecchio stile San Andreas. Sì, che ci pompiamo dopo tre pesi. Voglio tirare fuori un discorso, Vai. non ci saranno molte personalizzazioni dal punto di vista del personaggio come tatuaggi, Capelli. grasso, magro, No, rimangono sempre così. Vabbè, no, capelli penso che li potrai quello. cambiare, però non lo so. Ritorneranno i negozi Ammunition Perché non c'erano più? e in GTA 4 non ci sono. Ah, non No, c'erano. ci sono solo Come ti ho delle detto, non ci ho sceneggiature. giocato e non lo sapevo. Poi, ogni personaggio ha la sua propria personalità. L'abbiamo anche già letto in base alla descrizione dei tre personaggi. Infatti, Trevor, che è il mezzo maniaco, ovviamente sarà magari sarà più violento, degli altri due. Sì. Quello, vabbè, era facilmente distinguibile. Trama diversa per ognuno dei personaggi, quindi magari saremo non costretti, ma se vogliamo completare il gioco per 3 volte, Ok. per magari spulciarcelo tutto. Le rapine Aspetta, saranno non hai letto quello prima. Cioè, nel cos'è? senso, i due personaggi continueranno le loro attività quando non controllati e potrebbero essere impegnati se li chiamiamo in causa. Come ho detto prima. Sì, è giusto, se il nostro personaggio ha una missione dove dobbiamo andare a fare una rapina, gli altri due si verranno comunque i fatti No, loro. magari ci aiuteranno. Magari ci aiuteranno, magari no, dipende se hanno da fare o Vabbè, meno. E già speriamo. questa è una cosa più. Realistica. Le Sì, infatti. rapine saranno un tema centrale del gioco. Ce ne saranno di lunghe, articolate e difficili. Ok, e questo c'è poco da dire. Magari un po' come la Payday. Io non ci ho mai giocato quel gioco, Io però ne ho visto sì, pian qualche pianino però non gameplay. è che sia il massimo, ma non siamo a parlare di quello. Rockstar precisa che le missioni prenderanno pieghe differenti in base ai personaggi scelti. Ed è questo è quello che mi diceva Nicolas prima, che mi Sì. spiegherà lui. Io ho fatto una piccola teoria, tipo che se dobbiamo interrogare, rapire qualcuno, magari con Michael, il personaggio che come abbiamo detto aveva l'accordo con l'FBI, quindi tra virgolette quello più buono, magari non sarà violente, magari ammazzerà l'ostaggio Non o chi è che ammazzerà. viene, non ammazzerà, Ah, non ho esatto. capito bene. Oppure magari con l'altro, il maniaco Trevor, ci saranno magari durante una rapina ammazza l'ostaggio, chi è Ripercussioni stato. più gravi. Dopodiché Ecco, è questo che pensavo. abbiamo degli altri punti perché erano separati da un'immagine che abbiamo. La colonna sonora muta in base alla situazione. C'è Una poco da cosa dire. abbastanza realistica, sì. Sì, ma c'è poco da dire su Sì, c'è poco questo. da dire, sì. Ovviamente.
Ok, dico l'ultima, poi passi te. Interrogando le vittime catturate, l'esito sarà diverso in base al personaggio scelto, che è quello che hai detto te Come ho prima. appena detto io, sì. In Ok, vai pure. una missione mostrata, durante... I No, ho trailer. fatto vedere a Game Informer, se no non potevano fare l'articolo. Michael usava armi da fuoco a media distanza, mentre Franklin, un fucile da cecchino, si poteva passare dall'uno all'altro in modo molto velocemente. Tu Che è hai... sempre come quello che abbiamo detto prima, che i nostri personaggi potranno cambiare in base a come li scegliamo noi. Giusto. Durante un inseguimento, il giocatore può cambiare tra Trevor, pilota dell'elicottero, Franklin, cecchino, o Michael, fucile d'assalto. Semplice anche questo, da Sì. capire che è sempre collegato ai due punti precedenti. Poi, Rockstar ha implementato le tecniche cinematiche di Max Payne 3, cioè. In alcuni punti, tipo, c'erano che si buttano, si tuffano e Anche col sparano. rallenti mentre si Col spara? Ah, rallenti, scene capito. cinematiche con la telecamera che lo segue, una cosa molto Ad bella. capì. Rockstar afferma che la trama di GTA V sarà sia la più. Aspettate, ve la ridico bene, se no non sono capace a leggere. Rockstar afferma che la trama di GTA V sia la più forte di tutti i suoi titoli. Più forte in che senso? Per chi è che magari non capisce. Più forte nel senso sarà la più infoltita, più Più profonda. strutturata, Più strutturata, più profonda nel anche senso... emozionalmente. Bravo, non so se avete giocato a Red Dead Redemption, quello è un gioco molto profondo, se lo capite. Adesso non Ma facciamo spoiler. sinceramente anche Medal of Honor Warfighter, il finale, a me, io non ci ho giocato, ho visto un video di uno che seguo, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Belli. Ma ci sono molti giochi, tipo GTA San Andreas è un bel gioco, però la trama non è profonda. La trama sì, non dice tanto, ma Con GTA comunque 4 incominciano ad esserci più rapporti con anche personaggi secondari. quelli che fanno più ridere Bravo, e robe del genere. bravo, Ok, abbiamo che continuiamo. alcune meccaniche sono state rifatte da zero. Vabbè, anche questo poco da dire, è giusto così. Sì, come la guida delle auto più realistica, si dice anche che sembra, hanno detto che sembra un simulatore di automobili. Addirittura. E abbiamo fine dell'effetto galleggiamento. Ok, poco da dire anche su questo. Come poco da dire anche sui prossimi punti, sparatorie notevolmente migliorate, combattimento corpo a corpo veramente divertente e valido. Questo ci sta, il combattimento corpo a corpo, come ho visto nei vecchi giochi, era brutto nel senso dai un pugno, Sì. Che oppure sempre gli stessi calci. Se fosse una cosa un po' di so, più... magari qua possiamo scegliere anche il tipo di cosa usare, ad esempio parare il colpo, schivarlo. Un po' adesso non per tirare fuori il mio gioco, video di gioco per eccellenza, preferito, Assassin's Assassin's Creed, Creed, che... eccolo lì. No! Adesso, chi è che ha provato il 3 vede che il sistema di combattimento a mani nude è una figata assoluta, ti diverti. Spero che sia una cosa del genere. Vai, quello dopo. Sì, Sam Hauser è il capo. E il capo Il artista capo artista. Aaron Garbutt. Hanno ricreato molto fedelmente Los Angeles, cosa che non era riuscita con San Andreas. In effetti sì, si notava, era comunque anche abbastanza piccola, ma infatti se qua abbiamo una mappa che supererà quei tre giochi che abbiamo elencato prima, vorrà dire che è fatta benissimo. Si è optato per una mega città invece che tre piccole come San Andreas, come ho detto prima. Continua pure tu. Poi abbiamo, vabbè, il fondo dell'oceano è dettagliato e può essere esplorato. E poi sono stati inseriti tantissimi minigames, tra quali i poker. Tante anche le missioni secondarie. È giusto anche questo. Io spero anche, sempre parlando, tirando fuori Assassin's Creed, che ho visto, ci sono tanti minigiochi anche da tavola, tipo c'è la tela, dama, scacchi, tanti vari giochi da tavola. In modo che se uno si annoia può fare E qualcos'altro. poi mi piace anche questa idea delle missioni secondarie, che non so se in San Andreas avevamo quasi tutte principali, ma invece qua adesso abbiamo anche delle secondarie, quindi prima possiamo seguire la storia, poi dedicarci una volta finito il gioco anche a quelle Oppure secondarie. magari anche durante la storia del videogioco fare le secondarie, Sì, perché si vabbè, intrecciano. devi scegliere sempre te cosa vuoi fare. Sono anche più profonde le missioni secondarie, da quel che dicono. E poi, in base alle descrizioni che abbiamo fatto prima, l'altro punto è ogni personaggio avrà i suoi hobby, giusto? Sì. Vabbè, poco da dire, non c'è, in alcune non c'è veramente niente da dire. Non ci sarà la crescita del personaggio in stile RPG. I personaggi, come ho detto prima, non cambieranno la loro forma fisica. E continua pure, Da dimmi. TV e schermi all'interno del gioco verranno trasmessi show e cartoni animati reali. Sarebbe bello tipo vedere una puntata di Willy il Coyote tipo in televisione. Ti tiene. Per forza, diverte per questo. Infatti penso che comunque GTA V sarà uno dei giochi più attesi del 2013. Ma anche del 2014 e del 2015. Sarà comunque.
Se riuscirà a rimettere tutti i suoi predecessori insieme, tiene più di loro, sicuro. Una cosa che si dice che la Rockstar sia molto fiera per averlo fatto è un minigioco completo del golf con un corso di golf. Qui si dice a 18 buche, però sarà molto completo il golf in GTA 5. Poi non ci saranno i rapporti sentimentali degli scorsi Sì, capitoli. non ho detto che tra possibili attività ci sarà lo Ah, yoga, il sì, yoga, triathlon. possibili attività all'aperto. Yoga, triathlon, jet skiing, Che bungee sarebbe jumping, tennis. paracadute, tennis, un minigioco. Ok, scusate il routino. E come abbiamo detto, non ci saranno i rapporti sentimentali degli scorsi capitoli. E poi, Ogni protagonista avrà il suo gruppo di amici. ovviamente, alcuni personaggi da GTA 4 e Episode from Liberty City potrebbero tornare, ma nessuno degli ex protagonisti. Che questo colleghiamo insieme a quello dopo, di punto, che è CJ e Tommy Vercetti, protagonista di GTA Vice City, per chi ci ha giocato ovviamente, vengono menzionati in modo quasi mitologico, pur senza comparire. Però si spera che in qualche modo magari riusciamo a intravederli anche con qualche easter egg sui Sì, cartelloni. sarebbe figo, sì. Come in GTA Ma 4 penso proprio che ci cercavamo sia. l'easter egg di CJ su un E c'era, cartellone. sì, E c'era. c'era. Sì, Qua magari, se non in easter egg, speriamo che comunque magari qualche scappatina la facciano. spero che lo infoltiscano di easter egg a sto gioco. E oppure che proprio che li mettano nel gioco e noi non sappiamo dove, dobbiamo cercarceli pian pianino. Io Bravo. spero che ci siano, perché mi piacerebbe moltissimo trovare di nuovo CJ o Tommy Vercetti. Una cosa che mi dispiace molto è che le case non potranno essere acquistate col denaro. Il gioco è molto implementato sul denaro, sui soldi, e le case non potranno essere acquistate. Questo mi dispiace, magari cambierà. Questo poi magari bisognerà vedere col gioco che cosa intendono con questo. O magari con nuove informazioni, perché adesso non ne sappiamo. Poi ecco qui un punto che mi sembra più di GTA 4, è più strutturato con GTA 4 che con San Andreas, cioè dov'è? Torna al telefono cellulare, ma non squillerà in continuazione, servirà ad altri scopi. Ho letto che il telefono sarà possibile navigare su internet. Magari se io adesso la butto giù lì, se hai il wifi, la PlayStation, il PC collegato ad internet, tu magari col telefono puoi farti la ricerca tramite il gioco. Se si può fare, è comunque una cosa innovativa. Beh, Incontri casuali con i cittadini saranno molto frequenti. Il sistema di missioni dinamiche è molto simile a quello di Red Dead Redemption. Ti faccio un esempio, tipo tu stai cavalcando in mezzo alla prateria, c'è una signora per terra che è caduta dal bisogno cavallo e ti chiede se l'aiuti. È una cosa un po' del genere. di. La voce dei protagonisti non sarà di celebrità reali come in passato. Sì, non per soldi, tempo fa si era data la voce di personaggi reali e famosi. Per dar vita ai personaggi che con le animazioni del tempo non ne avevano molta. E Sì. ora, siccome con la grafica e tutte le cose del genere, il modello 3D ha la sua vita, si è scelto di utilizzare doppiatori bravi, ma non famosi. Ok, e invece come ultimo punto abbiamo che il multiplayer sarà rivelato da Rockstar nei prossimi mesi. Ecco una cosa di cui sono contro. Il Il multiplayer. multiplayer. Abbiamo comunque visto come gli utenti abbiano creato in San Andreas il San Andreas multiplayer. Sì. Però non penso che c'entra qualcosa col brand del gioco. Ma Magari magari se. c'entrerà, magari è una cooperativa, si può giocare con gli amici e fare le missioni principali e fare una storia a parte principale col multiplayer. Però io Sarebbe sono bello anche contro. cazzeggiare però con Sì, il quello sì. multiplayer. Ma diciamo che secondo me non attirerà così tanto Un come. single player, sì. Perché Sì, esattamente, ma quello mi sembrava anche abbastanza logico. secondo me, magari dopo qualche mese dall'uscita cominciano a uscire le prime mod e tutte Vabbè, queste quello cose del sicuramente. genere. Comunque, diciamo che questo è l'unico punto che io sono contro, perché in un gioco come questi non servirà proprio quasi a niente, secondo me, il multiplayer. Ragazzi, siamo arrivati a quasi a 20 minuti di narrazione, di Chissà se spiegazioni. lo hanno seguito tutto il video. Non lo so, ma comunque non è stato di 20 minuti solamente di leggere i punti, abbiamo detto anche la nostra. Se Sì, infatti. voi avete qualcosa riguardo, qualche
prospettiva del gioco, fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto. Mettete un mi piace, mettetelo nei favoriti, condividetelo così altra gente potrà sentire le nostre cazzate. Condividetelo su Facebook. Ma sì, su Twitter, su MySpace che è morto, ma condividetelo. Facciamolo ritornare in vita. Noi ci rivediamo il 14 novembre dove commenteremo in diretta il nuovo trailer che Rockstar pubblicherà. Sì, magari se hai intenzione di fare una diretta. Non diretta, proprio è un video... Che no, ho capito. No, avevo capito. Noi facciamo partire il trailer, facciamo andare un pezzettino, stoppiamo e diciamo la nostra. Magari se abbiamo il tempo scopriamo anche i misteri del trailer, perché ce ne sono. O se non ce la facciamo adesso, lo faremo in un video ancora futuro. Bene ragazzi, questo video l'avete visto oggi che è il 12 novembre. Sì. E il 14 vedremo il trailer, il secondo trailer, se mi sbaglio è il secondo o terzo. Secondo di GTA 5. Un saluto da Teo e un saluto da Nico e arrivederci alla prossima. I gameplay ovviamente continueranno dopo questi trailer perché ora mi sembrano un filino più importanti. Ciao ciao.